Facciamo il punto della situazione per quanto riguarda la terapia del dolore in Italia. Allora, la terapia del dolore in Italia sta assumendo, diciamo, negli anni crescente importanza perché si recepisce a livello nazionale, a livello politico, a livello professionale l'esigenza di affrontare questo problema sia per quanto attiene il dolore cronico, nelle sue forme oncologico e non oncologico, sia il dolore acuto post-operatorio, che è un capitolo estremamente importante e rilevante, diciamo, del vissuto del paziente che ricorre in ospedale alle cure del chirurgo. La sensibilità, diciamo, della società civile nei confronti del dolore, come dicevo, è crescente ed ha portato le autorità regionali in tutte le regioni italiane a creare quella che si chiama la rete del dolore. La rete del dolore, diciamo, è costituita da un insieme di strutture, articolate in strutture hub, che sono sostanzialmente i centri principali più importanti dove si svolgono le attività diciamo, i trattamenti più, diciamo, specialistici, e gli SPOC, che sono sostanzialmente delle strutture che altrettanto svolgono attività rilevante, ma sono, diciamo, un secondo livello e sono, proprio perché fanno parte di una rete, collegate ai centri hub. Quindi l'impegno della regione, di tutte le regioni italiane in questo ambito, è sicuramente molto importante, ed è importante perché il dolore cronico, ma anche quello acuto, ha un'ampia rappresentazione nella popolazione ed è spesso causa di problemi sul lavoro, di disabilità, di depressione nella popolazione, che certamente deve essere affrontato in maniera molto forte e molto decisa.